Ritorna, dopo più di 2 secoli dalla sua rimozione, la statua del Leone di San Marco presso l'antico ponte dei Mulini a Portogruaro. Alla presenza delle autorità civili e militari e di molti altri cittadini, il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, assieme al conte Alberto Valier, discendente del podestà Giulio che fece costruire il ponte, hanno scoperto la nuova statua che prende il posto di un precedente leone marciano defenestrato dai francesi. Il 1 maggio 1797, infatti, durante la campagna d'Italia del giovane e spregiudicato generale francese Napoleone Bonaparte, venne dato l'ordine ai suoi comandanti di distruggere tutti i leoni di San Marco, in quanto simboli del governo della Serenissima. Quell'opera di rimozione violenta del simbolo marciano si esercitò su tutta la terraferma veneziana ed anche la città di Portogruaro ne fu interessata. Di questo e di molto altro si è parlato in una conferenza che si è tenuta prima dello scoprimento della statua, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, alla quale sono intervenuti il dottor Michele Lipani, capo delegazione del FAI di Portogruaro, il sindaco Antonio Bertoncello, il dottor Alberto Rizzi, storico dell'arte, e la dottoressa Angela Settin, anch'essa facente parte del FAI. Lipani, nel suo intervento introduttivo, ha sottolineato come la delegazione FAI di Portogruaro ha avuto il ruolo promotore in questa iniziativa, iniziativa nata dall'idea di un loro aderente, Angelo Longo. Dopo le prime difficoltà legate non tanto alla bontà dell'idea, ma al reperimento di fondi, la delegazione FAI si è attivata presso altri enti per portare a termine questo progetto, al quale hanno aderito anche l'amministrazione comunale di Portogruaro, la Regione Veneto e la Fondazione Santo Stefano. Il sindaco Antonio Bertoncello, nel corso del suo intervento, ha detto: questo ritorno in un posto centrale della città ricompone, a nostro avviso, l'armonia del nostro ponte, simboleggiando l'attaccamento a Venezia che nei secoli passati aveva avuto un occhio di riguardo per Portogruaro. Di seguito è stata data la parola a Bruno Mares, presidente della Fondazione Santo Stefano, il cui contributo economico è stato determinante per la realizzazione della statua. E, rivolgendosi alla delegazione FAI, a proposito del leone ricollocato, ha detto: questo vostro progetto è stato accolto dalla Fondazione Santo Stefano per la finalità per cui è stato realizzato. Desidero rivolgere un plauso alla vostra delegazione di Portogruaro del FAI, al suo capo Michele Lipani, per la collocazione della nuova statua del Leone di San Marco sul ponte dei Mulini, al posto di quella abbattuta verso la fine del 1700. Con questa opera si recupera un pezzo della nostra storia. Mares, in conclusione del suo intervento, ha colto l'occasione per spiegare le finalità della fondazione che presiede. Promuove la cultura del dono e sostiene la solidarietà. Non ha scopo di lucro e persegue fini sociali e di sviluppo delle risorse umane. A portare i saluti del governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto l'assessore all'identità veneta Daniele Stival. Grazie e una buona giornata di lavori. Il saluto mio ovviamente è quello del presidente Luca Zaia per il sostegno che ha voluto
dare insieme alla Segreteria della Cultura, il dottor Tavaro, a questa iniziativa. Io devo ringraziare in modo particolare il Fadi. Ho avuto modo la settimana scorsa di andare all'Aquila, dove la Regione del Veneto sta sostenendo la ricostruzione, la ristrutturazione, se possibile, insomma, ridare vita alla chiesa di San Marco in centro all'Aquila. E ho avuto modo di vedere nel centro storico come il FAI stia facendo anche in quella situazione, in modo importante, impegnato, concorrendo insieme a tante altre fondazioni, appunto, al sostegno di Giro per l'Italia, come si diceva, di opere importanti come il centro storico di L'Aquila. È stata poi la volta del dottor Alberto Rizzi, il quale, nei suoi ringraziamenti iniziali, ha speso parole di elogio verso il dottor Angelo Tavaro, segretario alla cultura della Regione Veneto. Il dottor Rizzi, parlando del Leone di San Marco, ha detto: simbolo del Veneto, ufficialmente, oggi il simbolo della Regione Veneto, ma è l'emblema. Stemma non si può dire emblema, perché stemma vuol dire obbedire a una rigidità araldica, mentre il Leone di San Marco è un emblema, cioè ha una libertà, diciamo, figurativa incredibile. Ci sono qualcosa come 200 tipologie, una cosa incredibile. Poi, riferendosi all'enorme figura di Leone disegnata sulla parete di sinistra della sala consiliare del municipio di Portogruaro, ha tenuto a sfatare un luogo comune. E qualche volta naturalmente può essere anche scambiato per Leone San Marco chi non è tale, come per esempio questo leone che è affrescato sulla parete, che fu scambiato per Leone di San Marco e su cui si parlò. Allora si dice, ah, è stato addirittura un leone che si è scritto sodomizzato, si è scritto imparato dagli abitanti di Portogruaro, cosa che invece è risultata completamente sbagliata, perché non si tratta di un leone di San Marco e si tratta non è assolutamente l'atteggiamento descritto quello di questo uomo che nel retro infilza la sua lancia sulla coscia Leone, no, di Marciano non ha ben poco, oppure se poteva essere Marciano è stato trasformato, quindi no. E dico questo perché se ne è parlato. Infine, a conclusione del suo intervento, il professor Rizzi ci ha parlato della leontoclastia, ossia della distruzione dei leoni. Napoleone fa questa dichiarazione, no, a una roba, dice, in due ore dovete distruggere i leoni, pena la fucilazione. La popolazione distrugge i leoni. A Venezia, naturalmente, no. I leoni vengono distrutti, come in tutta la Repubblica Veneta. Non era la prima volta che venivano distrutti i leoni, questa era la seconda grande leontoclastia. La prima leontoclastia era dovuta alla Lega di Cambrai, e di cui probabilmente ci sono tracce anche a Portogruaro. Il Leone di San Marco e la città di Portogruaro vi attendono ora numerosi.